Salve a tutti. Oggi vi parlo di un libro eccezionale, bellissimo. Eccolo qua. Anime Baltiche. Autore Jan Brocken, è un olandese, giornalista, viaggiatore, non ne parla mai, ma sospetto anche bravo musicista, che in questo libro dell'Iperborea ci racconta in 12 capitoletti la storia, la vita di 12 persone, di 12 artisti in gran parte, originari delle tre repubbliche baltiche, Lituania, Lettonia e Estonia. E chi sono questi artisti? Alcuni sono famosi, alcuni sono Eisenstein, che ha scritto e ha fatto la corazzata Potemkin. Poi c'è per esempio i gestori della libreria di Riga, una famiglia, no, più generazioni di gestori. Hannah Arendt, famosissima filosofa, nata a Königsberg, in quel pezzo baltico che attualmente è della Russia, incastrato fra la Lituania e la Lettonia. E poi ci sono degli autori, per esempio Rothko, famoso pittore, che è emigrato molto presto dalla Lituania ed è vissuto in America, e storie di altri musicisti famosi nei paesi baltici, ma che io non conosco, violinisti, compositori, eccetera. E man mano che tu leggi queste storie, un po' alla volta, ti accorgi che il titolo è perfetto, il titolo esattamente racconta il libro, Anime Baltiche, cioè la descrizione di tutti questi personaggi ti fa capire l'animo, ti fa capire le caratteristiche degli abitanti dei paesi baltici, a noi così, che sembrano a noi così lontani. E ci racconta poi la storia di questi paesi. I paesi baltici hanno avuto una storia terribile, sono stati danesi, sono stati tedeschi sotto la Polonia, sotto la Russia, per molti anni sotto la Russia, hanno avuto dei periodi di indipendenza, poi sono arrivati i nazisti, dopo la guerra hanno avuto un piccolo periodo di indipendenza e sono arrivata l'Unione Sovietica, e finché alla fine adesso sono indipendenti. E nel raccontarci queste vite, queste storie, l'autore ci racconta anche questa storia estremamente travagliata dei paesi baltici. Ci racconta, lui c'è stato, ogni vita, ogni racconto è legato a un suo viaggio, perché lui cosa ha fatto? È andato a vedere, è andato a cercare documenti, è andato a cercare delle testimonianze relativamente alla storia di queste persone, alcune che sono morte nel secolo scorso, alcune che sono ancora vive, alcuni che sono autori importanti contemporanei. Bene, dicevo, nel raccontarci queste vite ci racconta questa storia di questi paesi che hanno, per esempio, fra le varie cose, subito una fortissima distruzione della popolazione ebraica, che nell'Ottocento e Novecento rappresentava in molte città metà o più della popolazione. Gli ebrei di questi paesi e dell'Ucraina e della Polonia, quindi tutta questa zona di ebrei dell'est che poi sono scappati, gli ascheraziti, sono stati distrutti dalla follia degli SS, che però sono stati semplicemente gli ultimi ad arrivare, che prima i russi, a seconda un po' delle varie, come dire, posizioni dei vari imperatori e imperatrici, ogni tanto facevano delle grandissime retate e li portavano a migliaia, a decine di migliaia, li portavano in Siberia. Bene, veramente l'anima di questo paese. Ci sono anche delle descrizioni del paesaggio, perché il paesaggio, queste grandi foreste, questo mare, questo freddo secco gran parte dell'anno, in qualche modo incide sulla storia delle singole persone, il carattere di queste persone viene formato dall'ambiente in cui vivono, no? Benissimo. Questo è un libro di abbastanza voluminoso, perché pur essendo sottile, no, Iperborea, è un libro comunque di quasi 500 pagine, no? Che si legge molto ma molto bene. Ogni storia è appunto di questi autori. Ogni tanto ci sono delle fotografie in bianco e nero che in qualche modo ci raccontano esattamente, ci fanno capire ancora meglio. Quindi non sono foto che vengono messe per così, sono proprio foto nel momento giusto che si inseriscono nel racconto.
Bene, ripeto, anime baltiche, Gerd Brocken, è assolutamente un libro fantastico, vi fa entrare dentro questi paesi. Questi paesi, ma concludo, che se voi provate a pensare a quanti chilometri di distanza sono, vi accorgerete che farete un errore sicuro e sovrastimerete la distanza da casa vostra fino a questi paesi. Provate a fare questi esempi, a pensare, se è più lontano, Parigi, Madrid, Londra o Riga. Provate a pensarci e vedrete, sono sicuro che sbaglierete per eccesso. Buona lettura!